Da quanti anni è in attività la profumeria e da dove deriva il nome dell'insegna? Da un capriccio che abbiamo pensato che si realizzasse. Ma la profumeria l'abbiamo aperta nel 1987, la prima profumeria. Sono 30 anni che facciamo questo mestiere, siamo partiti con una profumeria fino ad arrivare, oggi ne abbiamo 5. Se non aveste intrapreso la strada della profumeria, cosa vi sarebbe piaciuto fare? Diciamo che io sono geometra in realtà, quindi la mia vocazione era quella del geometra forse. Poi di punto in bianco, un po' anche per il piacere proprio che avevo di stare al negozio, la decisione di un altro punto vendita dove sono entrato poi io. Quindi il diploma geometra è rimasto nel cassetto e fuori dal cassetto invece il lavoro in profumeria. Quale parte del vostro lavoro amate di più? La parte che amo di più nel mio lavoro forse è il fatto di creare un rapporto con i clienti, dove il cliente torna perché ci sei te, viene nel tuo negozio non perché dice vado in quella profondità, vado da Andrea. Cioè questa è una cosa che in qualche maniera ti gratifica anche per il lavoro che fai, comunque fa capire che magari per i tuoi clienti sei un punto di riferimento. Che per me è la stessa cosa, sì, il contatto col cliente. In questi anni di profumeria avete incontrato un personaggio famoso? A Gubbio, per esempio, con la storia di Don Matteo, abbiamo avuto Nino Frassica, per esempio, in negozio. Per i più piccoli anche Cristina D'Avena. Descrivete la profumeria con 3 aggettivi. Sicuramente passione, innovazione e curiosità.